Che fine settimana è stato per te? È abbastanza brutta, diciamo, perché comunque quando succedono queste cose che cioè, toccano in particolare comunque la mia nazione, perché comunque io sono nato in Francia, quindi c'ho anche tanti amici lì a Parigi, quindi non è stata una cosa bella. C'è stato questi attentati che hanno scosso un po' un paese, cioè, adesso la situazione è abbastanza delicata in Francia e io spero proprio che in futuro non succeda più, che riescano a trovare, c'è un modo per impedire questi atti proprio orribili, perché è stata veramente una tragedia grande. Adesso cioè, spero che il paese riesca a essere unito e a uscire da questa cosa. Senti, invece tornando qua a Empoli, perché poi bisogna alla fine anche pensare al calcio, vi state preparando per questo derby, è una partita diversa dalle altre? Sì, sicuramente, comunque il derby è sempre una partita particolare che con emozione e motivazione maggiori delle altre. Noi ci prepareremo al meglio per fare questo derby, che il derby sempre comunque è una partita a parte, non è più una partita di campionato, è una partita a sé, quindi speriamo di arrivare pronti per affrontare la Fiorentina, che è prima in classifica, capolista, una squadra forte, organizzata, quindi lavoreremo tutta la settimana per arrivare al meglio domenica. Resto su questa Fiorentina, è forse il momento peggiore per affrontare la Fiorentina, perché insomma sembrano davvero, ormai non è più un caso insomma che sono lassù. Sì, no, tanto un momento peggiore non c'è, perché comunque quando affronti la grande squadra è sempre una partita difficile, quindi loro sono in fiducia, c'è entusiasmo, c'è tutto, comunque in città attorno alla squadra sicuramente qualcosa in più li darà, però anche noi stiamo bene, abbiamo dimostrato anche di poter far bene contro le grandi, quindi se andremo a Firenze con la giusta testa e la giusta motivazione potremmo fare una bella partita. Senti, qual è il bilancio di queste prime giornate di campionato, questa prima parte di campionato? Penso siate soddisfatti insomma della posizione in classifica, anche se comunque molto corta la classifica, c'è molta bagarre in quella zona. Sì, siamo soddisfatti, anche se sicuramente abbiamo perso un po' di punti in strada, potevamo avere qualche punto in più, però questo è il calcio, comunque perdi dei punti un po' in giro, ci sta per episodi o per partite che non affronti con la giusta mentalità, però noi siamo comunque soddisfatti, adesso abbiamo due partite difficilissime, il derby e in casa contro la Lazio, che comunque sono partite sempre cioè, difficili da affrontare, da portare a casa il risultato, poi vedremo la sosta a Natale e potremo tirare le somme, adesso è un po' presto comunque perché ancora non è inizio, però non è nemmeno metà ancora, quindi aspettiamo un po', però comunque siamo soddisfatti. Come stai fisicamente, mentalmente? Insomma, quest'anno stai là, di là, insomma, dell'intoppo iniziale, stai trovando continuità, insomma, stai anche dimostrando, mi sembra, tanto. Sì, un po' mi ha penalizzato un po' lo strappo a inizio stagione, perché comunque ho saltato metà del ritiro e la preparazione, stavo bene tutto, però sono tornato abbastanza bene, adesso penso di aver ritrovato la condizione, adesso mi manca forse un po' di, non di fiducia, però di continuità proprio di giocare, di come stai in campo la domenica, cioè, lo trovi solo la domenica, non in allenamento, quindi però sono contento, dai, spero di continuare, di migliorare sempre, perché ancora c'ho tanto da migliorare. Senti Vincent, a Firenze ritrovi Mattia Spessino, che è stato tuo compagno di squadra, è diventato un giocatore fondamentale per questa Fiorentina. Ti chiedo, visto che quello è conosciuto, se ti aspettavi che potesse avere questa crescita e diventare addirittura un titolare in una squadra come la Fiorentina. Io a Vescio, anche già quando giocava qua, dicevo che era un giocatore fortissimo, si vedeva proprio dal passo, dalla tecnica, dalla personalità che aveva, quindi ero sicuro che se quando andava a Firenze, se il mister gli dava fiducia, comunque lui avrebbe fatto molto, molto bene, quindi sono contento per lui e se lo merita. Senti, quali sono le più importanti differenze tra l'anno scorso, anche dal punto di vista sia dell'organizzazione in campo, se c'è qualche differenza, e anche un po' lo spostamento della linea difensiva, come
come hai vissuto, diciamo? Ma tantissime differenze non ci sono comunque. Penso che la differenza più grossa è che abbiamo tutti un anno in più di esperienza, che l'anno scorso era la prima stagione per quasi tutta la squadra in Serie A, quest'anno invece abbiamo un anno alle spalle, quindi affrontiamo magari certe situazioni in modo diverso e riusciamo a uscirne, diciamo, perché comunque quando hai esperienza è molto più facile gestire le partite, gestire i momenti, quindi questa è la differenza. A livello poi di come si gioca tutto, penso che comunque proponiamo anche quest'anno un calcio divertente, molto bello, quindi siamo contenti. Vorrei tornare un attimo indietro alla prima domanda che ha fatto il collega. Volevo tra una domanda che ti faccio. Quando hai appreso che una bomba era diventato terroristico, era stato non più per i prezzi dello stadio, e poteva essere anche dentro lo stadio, come cittadino francese, cittadino del mondo e giocatore, qual è stata la tua sensazione, uomo di sport, qual è stata la tua sensazione? Ma quando sono venuto a saperlo, comunque sono stato lì attaccato alla televisione fino alle 3, alle 4 di notte per sapere come andavano le cose. Poi penso che c'entra poco dove è successo, se è successo vicino allo stadio, comunque questo c'entra pochissimo, penso. Quel che è più brutto è che sono morti delle persone innocenti, e che è una cosa bruttissima. Poi che succede allo stadio, che succede lì al Bataclan o da altre parti, sono cose che non devono succedere, quindi penso che più che al calciatore, perché gioca a calcio, succede vicino a Francia, proprio l'uomo che è stato colpito, cioè una cosa molto, molto brutta, difficile anche a me non piace nemmeno parlarne tanto, perché è una cosa che mi fa venire anche il nervoso e è un senso proprio di impotenza, perché non puoi far niente, stai lì e devi stare lì a guardare che succedono queste cose brutte, non è normale. Senti Vincent, l'anno scorso sei voluto stare fermo diverso tempo, quest'anno poi all'inizio insomma hai avuto un altro infortunio, credo che anche dal punto di vista mentale non sia stato facile. Come si reagisce? Te lo chiedo alla luce anche di quello che sta succedendo un po' a Levan, che sicuramente sta attraversando un momento difficile a livello di infortuni. Sì, io l'anno scorso sono stato comunque parecchio fuori, penso 3-4 mesi per la pubalgia, e è un momento penso della stagione bruttissima, perché sei fuori un po' da tutto, cioè ti senti un po' escluso, anche se non è vero, perché comunque il gruppo, la squadra c'è sempre, però ti senti un po' escluso perché vedi i tuoi compagni comunque soffrire e gioire insieme per le vittorie, per le sconfitte, ti senti un po' messo da parte, quindi penso che proprio mentalmente è importante rimanere attaccato proprio sul pezzo, lavorare per tornare al massimo. Poi Levan ha avuto questa sfortuna qua, che si è fatto male due volte di fila. Spero per lui che riesca a tornare il prima possibile, perché capisco e so come si sente. Senti, quest'anno l'Empoli ha cambiato abbastanza, no? Anche come interpreti. Qual è secondo quello che ti ha fatto maggiore impressione dei nuovi arrivati? Ora è già abbastanza, no? Che giocate insieme. Sì, diciamo che un po' comunque tutti i nuovi che sono arrivati questa stagione stanno dando il loro contributo in un modo o nell'altro, quindi sono tutti ragazzi forti e penso che lo stanno dimostrando. Non mi sembra giusto fare un nome in particolare, perché comunque stanno tutti dando il 200%, quindi è giusto dire che sono tutti importanti per questa squadra, quindi un nome in particolare non lo faccio. Senti Vincent, oggi comincerete a preparare la gara con la Fiorentina. Al di là di questo, c'è a tuo avviso un pericolo numero uno sul quale dovete fare maggiore attenzione? Magari visto che tu sei un difensore d'attacco, visto che a differenza dell'anno scorso c'è un giocatore che riesce a fare rete rispetto ad altri. Sicuramente davanti con Kalinic c'hanno più pericolosità, è un giocatore che non conoscevo prima e che mi ha fatto una buona impressione quest'anno, veramente è un giocatore fortissimo e ci sarà da stare attento, ma non solo a lui, comunque tutta l'organizzazione della Fiorentina quando sono in fase di possesso palla, che è una squadra molto, molto pericolosa.